Ed ora un momento ancora in cui parliamo di cultura, ma non solo, anche di iniziative che fanno del bene, non solo all'anima, ma veramente a delle persone che hanno bisogno e quindi meritano veramente un plauso ancora maggiore. Incontriamo Stefania Ignazzitto. Ciao, benvenuta su Radio Antenna 1. Buongiorno, grazie. Stefania, presidente dell'associazione Stella e Aratro. Ecco, già nel nome di questa associazione è contenuto un progetto e veramente una finalità importantissima. A me ha colpito tantissimo, Stefania, proprio il messaggio che c'è in apertura sulla vostra pagina, sul vostro sito. Se vuoi tracciare diritto il tuo solco, aggancia l'aratro ad una stella. Un proverbio che ci dà proprio il grande senso della finalità di questa associazione, lasciare un grande segno. Quindi complimenti. Sì, grazie Carla. In realtà è proprio quello che hai appena detto. Noi quando abbiamo pensato al nome per l'associazione ci siamo chiesti tante volte che cosa vogliamo, quale messaggio vogliamo trasmettere, qual è il nostro obiettivo principale. E allora ci ha colpito questo proverbio perché abbiamo pensato che la stella rappresentasse proprio i nostri sogni, i nostri desideri che volevamo realizzare già da molto tempo, e l'aratro rappresentava il lavoro, la concretezza, quindi i progetti che si concretizzavano, quindi i desideri che diventavano realtà. E poi ci siamo detti, dobbiamo fare qualcosa che possa sì lasciare un segno, ma lasciare un segno per gli altri, quindi abbiamo da subito pensato che attraverso la cultura possiamo fare qualcosa per un cambiamento reale, e quindi il nostro primo obiettivo è senz'altro questo, quindi per noi la cultura è il motore che ci spinge a realizzare tutto quello che abbiamo in mente. E in più da subito ci siamo detti, ma per fare qualcosa di concreto per gli altri in che modo possiamo realizzarlo? E quindi da subito ci siamo posti l'obiettivo di fare qualcosa per il sociale, ma qualcosa, ripeto, di più concreto possibile, perché a volte ci sono tanti desideri, tanti sogni, tanti progetti che si vogliono realizzare, però poi restano magari un po' belle parole soltanto nel cassetto. Esatto, belle parole. Quindi noi vogliamo invece portare avanti delle azioni. Per noi è importante proprio l'azione, il fatto, e quindi questo proverbio ci ha guidato nel nome Stelle Aratro. E senz'altro questo è azione e fatti. Ed è la capacità di avvicinare davvero cielo e terra, quindi diventa sì, veramente un atto concreto. Hai detto bene, i pensieri, i nostri obiettivi, i nostri desideri, farli diventare terra e quindi realtà sulla quale noi alla fine ci muoviamo, ecco, sulla nostra terra. Senti, io ho visto che avete cominciato questa attività insieme, tu, Stefania Ignazzitto, presidente dell'associazione, e Nicola Accordino, vicepresidente. Com'è nato questo incontro e com'è nata questa condivisione? Allora, noi in realtà siamo amici da tantissimi anni e più di una volta durante le nostre chiacchierate amichevoli affrontavamo questo discorso di mettere insieme un qualcosa che potesse finalmente permetterci di realizzare i nostri tanti progetti, perché non ti nego che io e Nicola praticamente pensiamo ogni giorno a progetti nuovi, quindi non abbiamo mai pace, dico io, quindi siamo sempre delle menti attive. E un giorno tra le tante chiacchierate gli dissi: senti, dobbiamo concretizzare, perché è da tanto tempo che vogliamo portare avanti i nostri progetti, però poi rimandiamo sempre per un motivo o per un altro. Quindi ci sediamo a tavolino e progettiamo quello che vogliamo fare. E quindi abbiamo deciso poi di fondare nel 2019 l'associazione Stelle Aratro. E all'inizio, ti dico anche questo, all'inizio ci sembrava quasi un qualcosa di
irreale, perché comunque sì, ok, fondi un'associazione culturale, ma da dove inizi? Qual è il primo passo che devi fare? Quindi ti devi anche un po' documentare su come funziona un'associazione, su come devi portarla avanti, quindi anche tutto l'aspetto burocratico. E poi però è nata la prima idea, poi dalla prima idea è nata la seconda, e ti dico la verità, in realtà la prima idea che ci è venuta in mente è stata proprio rivolta al sociale, perché il nostro primo progetto purtroppo era scomparsa un paio di anni prima una cara amica a causa della SLA, quindi il primo progetto che abbiamo voluto realizzare è stato proprio destinato al sociale. Abbiamo realizzato questo libro di racconti, Parole dagli occhi, proprio in ricordo a questa amica scomparsa a causa della SLA, e quindi da subito abbiamo capito, ci siamo resi consapevoli che uno dei nostri primi obiettivi era proprio il sociale, quindi sostenere gli altri, aiutare altre associazioni del territorio e non solo. E quindi da lì, poi, da questa idea sono nate tante altre idee. Ecco, mi fa riflettere molto proprio il titolo, Parole dagli occhi, come quelle, la frase che avete utilizzato proprio per promuovere questo progetto, che i malati terminali dettano con lo sguardo attraverso un computer. Quindi devo dire, raggiunge dritto il cuore questa frase e ci fa riflettere. Insieme a Parole dagli occhi avete anche un altro progetto molto bello e molto importante che coinvolge poi anche i bambini, oltre il Castello di Bolle. Ce ne vuoi parlare? Sì, esatto. Allora, questo secondo progetto, sempre destinato al sociale, è nato anche un po' dettato dal discorso pandemia, o comunque da questa situazione molto grave che stiamo vivendo. Ti spiego subito perché. Perché io, diciamo, ho diverse esperienze con i bambini e ho sempre avuto, diciamo, un occhio di riguardo nei loro confronti. Quindi con Nicola tante volte ci siamo posti anche queste domande: ma che cosa possiamo fare per i bambini? Che cosa possiamo destinare a loro? E allora, ragionando, abbiamo pensato che, siccome i bambini quest'anno, già dal 2020, ecco, da inizio pandemia, sono stati un po' messi da parte, hanno dovuto affrontare diverse criticità, credo anche molto di più di noi rispetto a noi adulti. Quindi abbiamo pensato di realizzare un libro di fiabe, perché la fiaba è sempre quello strumento che permette ai bambini di rendersi più consapevoli nei confronti di tanti argomenti, e un po' perché volevamo anche sensibilizzarli verso determinate tematiche che a volte magari a loro sfuggono o magari non vengono tanto attenzionate. È nata poi la collaborazione con il CSU, ringrazio in diretta Claudio Secci, che è sempre una persona eccellente in tutto quello che porta avanti. È verissimo. E loro hanno da subito, diciamo, accolto molto volentieri, con molto entusiasmo, la nostra proposta di partecipare come autori per realizzare appunto questo libro di fiabe. E cosa abbiamo pensato? A chi destinarlo? Quindi, innanzitutto ai bambini affetti da autismo, perché ti dico la verità, mi ha sempre un po', diciamo, incuriosito e affascinato, uso questo termine, il disturbo dello spettro autistico. Ho avuto a che fare con bambini appunto autistici e volevo porre, diciamo, un accento verso questo disturbo, verso questa problematica. E in più ci siamo detti, vabbè, non limitiamo però soltanto a loro questo progetto, ma abbracciamo anche altre disabilità che riguardano sempre i bambini e i ragazzi. E così è nato Oltre il Castello di Bolle, che già il titolo è molto curioso anche in questo caso, perché abbiamo pensato alla bolla intanto proprio come simbolo dell'autismo, quindi la bolla, questo mondo che dentro il quale i bambini autistici si isolano rispetto al mondo esterno, e abbiamo voluto utilizzare la parola oltre perché noi vogliamo veramente andare oltre la disabilità, vogliamo lanciare questo messaggio. Tante volte ci fermiamo all'apparenza, ci fermiamo al disturbo vero e proprio, ma non riusciamo a trovare la strada per andare oltre, quindi per trovare un mezzo, uno strumento per comunicare con loro. E quindi volevamo
volevamo lanciare, ecco, con questo titolo questo messaggio. La bolla che rappresenta, come ti ho detto prima, il mondo interiore, quindi il mondo di isolamento dell'autismo rispetto al mondo esterno, ma questi bimbi che in copertina in realtà vogliono raggiungere il mondo del bambino autistico, quindi andare oltre appunto il castello di bolle. E lo fanno proprio così, percorrendo i pioli di una scala, e quindi è davvero molto significativo anche in questo caso. 12 storie scritte da 12 autori del collettivo Scrittori Uniti, promosse dall'associazione Stella e Aratro, e troviamo anche delle immagini da colorare e dei disegni realizzati dal Centro La Rosa Blu di Brolo, che è proprio un'associazione che affronta quotidianamente questa realtà. Sì, esatto, loro sono un'associazione di volontariato, insomma si occupano di diverse disabilità, non solo di autismo, e ci tenevamo a sostenerli perché hanno nel tempo realizzato dei progetti davvero importanti, delle attività anche importanti per i ragazzi, per farli socializzare, per farli crescere insieme, quindi per farli interagire e per tenere anche loro compagnia nei momenti in cui magari questi ragazzi non erano costretti a stare a casa o non potevano magari incontrare i propri coetanei, allora si incontravano nel luogo di questa associazione, nella sede di questa associazione, e svolgevano le attività che l'associazione portava avanti. Quindi noi abbiamo ritenuto opportuno che volevamo, come ti ho detto all'inizio, sostenere altre associazioni, quindi una di queste sarà proprio la Rosa Blu, quindi i proventi dall'acquisto del libro andranno in parte a loro, in parte abbiamo deciso di devolverli anche ad altre associazioni che ancora più nello specifico si occupano di attività destinate appunto ai bambini autistici o anche altre disabilità. Quindi abbiamo pensato di questa volta dare un aiuto concreto a più associazioni, perché così insomma vogliamo un po' ambire ad un risultato più grande, ecco, maggiore. Ricordiamo che il libro è in vendita con un'offerta per copia di 15 euro e quindi invitiamo i nostri ascoltatori ad acquistare una copia di questo libro, perché abbiamo sentito che veramente i proventi della vendita vanno a sostenere dei progetti importanti di concreto aiuto. Come possono comprare il libro, Stefania, ai nostri ascoltatori? Allora, possono acquistarlo sul nostro sito www.stellaaratro.it, c'è una pagina dedicata dove bisognerà compilare un modulo con tutti i dati per la spedizione e poi si potrà, ecco, effettuare il pagamento, ci sono diverse modalità. Possono trovarlo facilmente in questo modo, lo riceveranno direttamente a casa, quindi in questa offerta di 15 euro c'è anche il costo della spesa di spedizione, dopodiché sono sicura che apprezzeranno molto, perché faccio ancora una volta i complimenti a tutti gli autori che hanno partecipato, perché è davvero un libro di fiabe di un valore, di una preziosità unica, perché sono veramente molto belle, molto significative le fiabe, con delle tematiche davvero importanti. Invitiamo quindi ringrazio in diretta tutti coloro che lo acquisteranno. Complimenti ancora a Claudio Secci, al collettivo Scrittori Uniti, che si fa veramente fautore sempre di bellissime iniziative come quelle che portate avanti voi, che sono davvero grandissime. Stella Aratro, che ha anche un canale YouTube al quale possiamo iscriverci. Sì, esattamente, perché noi pubblichiamo giornalmente diversi video che riguardano poesie, testi letterari, spunti di riflessione, quindi affrontiamo un po' tante tematiche anche attraverso il nostro canale YouTube. E poi è un modo, quello in maniera gratuita in quel caso, di sostenerci, perché basta iscriversi, l'iscrizione è gratuita e per noi comunque è un passo importante, ecco, per un sostegno concreto.
Stefania, grazie, grazie per essere stata qui nel nostro salotto e complimenti per veramente i sogni che avete così nei vostri obiettivi e che concretamente state realizzando. Quindi complimenti a te, Stefania Ignazzito, insieme a Nicola Accordino, per questa grande passione che si sente, che dimostrate per l'aiuto verso le altre persone. Grazie mille a te Carla, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e grazie ancora a Claudio Secci, lo ringrazio ancora una volta, grazie e buona giornata. Buona giornata e buon lavoro, ciao Stefania. Grazie.